egli comincerà a comprendere che per agire sulla mente degli altri non è affatto indispensabile tradurre i pensieri in parole scritte o parlate, e non è neppure necessario che il suo pensiero si traduca in azione, onde il suo esempio diventi potente per il bene o per il male. Egli si rende conto che può rimanere una persona eccessivamente oscura, nel senso che il mondo dà alla parola oscurità, che può essere completamente nascosto alla vista del pubblico, che può avvicinare soltanto un piccolissimo numero di amici e di parenti che entrano in contatto personale con lui. Ma egli si renderà conto che pur non essendo in contatto personale con la gente, pur non comunicando col pubblico né con scritti né con discorsi, egli possiede un potere che trascende la forza dell'esempio e quella dei discorsi o degli scritti, e che, pur standosene solo ed isolato dagli uomini, per quanto riguarda il mondo fisico, egli può ugualmente esercitare una potente forza per il bene o per il male. Può purificare o inquinare le menti dei suoi contemporanei, può contribuire al progresso del mondo aiutandolo o ritardandolo, può elevare la sua razza un po' più in alto o deprimerla ed abbassarla un po' più in giù. Ed astrazione fatta da tutto ciò che la gente comune riconosce quale forza di precetto, di esempio, egli può influenzare la mente del suo tempo con quelle sottili energie di pensiero, con quelle forme attive che si insinuano nel mondo degli uomini, che ancor più potentemente agiscono perché sono invisibili ed esercitano una più vasta influenza appunto perché sono così sottili da non essere avvertite dalle masse sulle quali hanno il loro effetto. In questo modo, a misura che egli cresce in sapienza, il pensiero prenderà ai suoi occhi un nuovo aspetto ed egli si renderà conto di quanto sia formidabile la responsabilità del pensiero, cioè quanto grande sia la responsabilità che grava sulle sue spalle per il semplice fatto di esercitare queste facoltà della mente. Egli si renderà conto che la sua responsabilità si estende assai al di là di quanto egli possa vedere, che egli è sovente responsabile in modo assai reale dei delitti che vengono commessi nella società alla quale appartiene, come pure degli atti di eroismo che in quella società possono aver luogo. Egli afferrerà il grande principio secondo cui non è detto che un uomo che compie un atto ne sia interamente responsabile, ma che ogni azione è l'entrata nella manifestazione, una vera incarnazione di idee, e che chiunque prende parte alla generazione delle idee prende pure parte alla responsabilità della conseguente azione. Comprendendo questo ed avendo delle vedute più larghe della vita, egli comincerà a stare molto attento alle sue idee. Comincerà a rendersi conto che deve controllare i suoi pensieri, il che va oltre il modo di vedere del solito uomo di mondo. Inoltre, a misura che egli comprende che deve controllare i suoi pensieri e che di essi è responsabile, per cui deve fare una cernita tra quelli che intende generare, egli pure si accorge, studiando ulteriormente, che la qualità dei pensieri che egli attira verso di sé dal mondo esterno sarà ampiamente determinata dal genere di pensieri che egli stesso genera. Dunque, egli non è soltanto un magnete che lancia linee di forza pensiero oltre l'area del suo campo magnetico, ma è pure un magnete che attira verso di sé le sostanze che rispondono alla forza magnetica che egli emana. Che la sua mente sia piena di buoni o di cattivi pensieri, ciò dipenderà ampiamente dalle linee lungo le quali la sua forza mentale si eserciterà, ed egli comincerà a comprendere che col generare un pensiero buono non solo adempie un supremo dovere
verso i suoi simili, ma che, come sempre avviene quando un uomo si trova in armonia con la legge divina, egli stesso ritrae un utile da ciò che dà. Ogni qualvolta egli manda nel mondo un nobile pensiero, costituisce in se stesso un centro di attrazione verso il quale convergono senza sforzo altri nobili pensieri, attirati come da un'affinità magnetica, di modo che la sua mente riceverà aiuto e sarà fortificata da questi pensieri che in essa fluiscono dall'esterno. Egli riconoscerà pure con dolore e vergogna che quando lancia nel mondo un pensiero basso, crea nella propria coscienza un centro di uguale natura che attirerà i pensieri più vili esistenti nell'atmosfera e così accrescerà le sue stesse tendenze verso il male, come gli altri pensieri accrescono le tendenze verso il bene. E mentre impara a comprendere questa fratellanza mentale che unisce tutti gli uomini, insieme egli cambierà anche il suo atteggiamento mentale, sentirà la responsabilità del dare e del ricevere, riconoscerà i legami che come tentacoli partono da lui in ogni direzione ed ugualmente si protendono verso di lui da ogni parte. Nella sua vita di ogni giorno comincerà così ad interessarsi più del pensiero che dell'azione e a comprendere che nella regione dell'invisibile sono generate tutte le forze che si riversano poi nella vita psichica e fisica. Ma quando egli giunge entro la corte esterna, vi è qualcosa di più da fare. Ora egli è un candidato, come ricorderete da quanto abbiamo già detto, un candidato che aspira a quel sentiero più corto e più ripido che conduce alla vetta. Anzi, egli è nello stadio probatorio di quel sentiero. Allora, egli riceve qualcosa di più di quelle cognizioni che appartengono all'uomo, il quale comincia a comprendere alcunché della natura della vita che lo circonda. Questo candidato, che ha varcato la soglia della corte esterna, trova che ora riconosce qualcosa che è dietro la mente, qualcosa che è più grande della mente, qualcosa che è in relazione con la mente e che si può paragonare con i rapporti che esistono tra la mente e la natura desiderio inferiore. Come durante il corso della sua crescita, l'uomo riconosce che la mente è al di sopra dei desideri. Così, quando ha varcato la soglia, ed anche prima di fare quel passo, poiché è la ricognizione di questo fatto che conduce alla porta ed in parte la fa aprire, egli si rende conto che questa mente che sembrava tanto grande, questa mente che ancora pochi giorni prima sembrava tanto potente da apparire come la dominatrice del mondo e il suo monarca, questa mente della quale è stato detto da un pensatore che nulla vi è nell'universo di quanto grande l'uomo e che nulla dell'uomo è grande quanto la mente, egli si rende conto che tutto ciò proviene da un modo di vedere dal basso, da un punto di vista accecato. Quando la vista comincia a diventare più limpida, egli scorge che nell'universo vi è qualcosa di più grande della mente, qualcosa che è più sublime, più vasta. Qualcosa che brilla solo per un momento e poi di nuovo si vela. Egli riconosce oscuramente, poveramente, non ancora per sua sapienza, ma per sentito dire, che è stato colpito da un balenio dello spirito, giunto fino alla sua mente, da qualcosa che si trova al di sopra, da un raggio di luce che egli debolmente identifica in un certo strano senso con la mente stessa. Dunque vi sarà in un primo tempo confusione
e tentennamento nel buio fra quello che sembra essere se stesso, essendosi egli sempre identificato con la mente, e ciò che ora appare tanto più grande della mente. Dunque, sembra che questa cosa sia egli stesso, eppure più grande di lui. Egli non sa tutta prima da dove quel raggio provenga e se la speranza che esso gli ha dato sia soltanto un sogno e nulla più.